Assessore, cos'è Spazio Lavoro Futuro? È un progetto innovativo che rientra nel progetto più ampio Agorà, che come Regione Abruzzo e come Assessorato Politiche Sociali ha voluto fortemente per andare incontro a quelle persone a rischio esclusione sociale che versano in uno stato di povertà. Siamo giunti a conclusione, sono molto soddisfatto perché da questo progetto 100 beneficiari hanno usufruito di questa misura che è consistita appunto in tirocini formativi retribuiti, quindi sicuramente una misura importante che come dicevo ha avuto un successo e l'auspicio che anche in futuro si possa ripetere perché stiamo mettendo in campo una serie di azioni col nuovo piano sociale ma anche con la misura Abruzzo Include e tutte quelle che voglio ricordare come i caregiver, vita indipendente, il dopo di noi, il fondo della non autosufficienza, vogliamo mettere in campo una serie di azioni per andare incontro alle persone fragili, svantaggiate che versano in uno stato di povertà. Ma a queste persone non vogliamo dare solo un contributo, ma vogliamo anche dargli una qualifica, una formazione in modo che hanno una certa autonomia anche lavorativa. E questo è l'obiettivo di Spazio Lavoro Futuro. Inizialmente la dote finanziaria erano 2 milioni, poi visto il grande successo, le grandi richieste, ho voluto aumentare anche la dote finanziaria di ulteriore 1 milione di euro. Quindi continuiamo su questa strada con l'obiettivo che in Abruzzo nessuno deve rimanere indietro. È un progetto che è cominciato nel 2020 e che oggi vede la sua conclusione, un progetto articolato di inclusione sociale che ha visto tanti partner pubblici e privati che si sono impegnati nelle attività sia di reperimento degli utenti che di formazione, di profilazione, di orientamento e anche soggetti ospitanti che hanno ospitato i quasi 60 tirocinanti che hanno portato alla fine il loro percorso. È un'opportunità di sviluppo per il nostro territorio tutto. Abbiamo avuto la creazione di un business plan che può essere un ottimo punto di partenza per la programmazione e progettazione dello sviluppo socio-economico futuro di tutto il nostro territorio, non solo quello montano, perché come ECAD numero 24 noi siamo capofila rispetto ad altri tre ECAD e a quasi tutta la provincia di Teramo. Quindi è un'opportunità a livello provinciale per tutto il territorio, di vedere anche un'opportunità nuova e diversa rispetto alle possibilità di sviluppo socio-economico attraverso il supporto anche di soggetti svantaggiati.